Polydama, l'autonoleggio a partire da 5,90€ al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it. Chiudiamo con le pillole questa mattinata con il collega e amico Roberto Valeri dell'agenzia giornalistica Log. Buongiorno. Buongiorno. Allora, giustamente il punto lo facciamo sempre con i colleghi, addetti ai lavori, amici. Giustamente adesso stiamo vivendo questo momento, questa Samp che, diciamo, c'eravamo un po' di paura dopo il gol preso domenica scorsa, però dopo c'è stata la discesa, abbiamo stravinto con una squadra che ha dei problemi e ne avrà tanti foschi per ricostruire l'organico. Però questa vittoria era salutare, serviva un po' all'ambiente, anche per quello, per dare un po' riscontro a quello che sta facendo il presidente. Sacrifici devono essere ripagati dal campo. Come vedi il tutto, oltre a questa vittoria, anche perché arriva proprio alla vigilia di due trasferte importanti. Sabato si va a Gubbio e mercoledì si va a Fermo. Però vorrei parlare anche di questi arrivi, ne parlavo prima di andare in onda, diversi giocatori importanti. Fazzi lo conoscevo, che il Padova ha lasciato fino a domenica scorsa nell'organico, poi è arrivato ieri e adesso stanno arrivando altre persone, perché se riusciamo a sistemare, a mio avviso, la difesa e prendiamo un centrocampista, oppure si dà fiducia a D'Angelo o vediamo pure a Rocchi qualcuno dell'organico a posto di Sciacca Mavuli, io penso, sistemando la difesa, la squadra per tre quarti c'è, per poter almeno cercare di conservare questo posto in vetta. Sì, sì. Dunque, diciamo che la vittoria di domenica, da un certo punto di vista, è da prendere un po' come un cimelio, un ricordo, no? Perché questo 5-1, dicevano i colleghi del Carpi, il Carpi non lo subiva dai tempi in cui glielo inflisse la Roma all'Olimpico nel 2015 in Serie A. Quindi di per sé è un'impresa. Poi, se vogliamo analizzarlo meglio, è la dimostrazione paradigmatica di come la San Benedettese abbia nelle proprie mani il suo destino, perché a un evento abbastanza, come posso dire, casuale come il gol del Padova preso in una verticalizzazione, fondamentalmente non abbiamo saputo reagire. All'infortunio di Mavuli, con relativo scostamento e quindi nuovo errore e quindi nuovo gol subito, invece abbiamo saputo reagire. Questo dimostra che se la San Benedettese riesce a mantenersi aggressiva, come peraltro vuole anche il mister, se riesce ad aggredire, proprio a mordere sulle palle vaganti, ad essere propositiva, non c'è squadra che possa alla lunga resistere. Naturalmente il Carpi non è della caratura del Modena o del Perugia, o se vogliamo dello stesso Padova, che ha mostrato un certo cinismo poi nel saper gestire il risultato. Però a me quella partita, la partita con il Carpi, la vittoria con il Carpi, ha insegnato soprattutto questo, oltre naturalmente al solito noiosissimo errore difensivo, e che però bisogna anche ammettere nessuno ci perdona mai. Cioè, noi proprio al primo o quasi errore difensivo quest'anno prendiamo gol, e poi dipende da noi saper reagire o meno. Comunque, ripeto, ho visto una prova di carattere che fa ben sperare per le due trasferte consecutive, due trasferte che, già a partire da quella di Gubbio, io considero un po' meno pericolose proprio per la mancanza del pubblico, perché sennò a Gubbio, a Fermo, avremmo trovato tutt'altro ambiente. Voglio entrare un po' nel dettaglio per quello che è il discorso da quando eravamo piccoli, che giustamente i vecchi Marpioni, Mazzone, Sonetti, Trapattoni, cioè la loro indole di gioco è l'asse centrale. Di solito, diciamo, non diciamo gli scarsi, ma quelli un po' pericolosi, mettono sulle fasce dove non davano. Però quest'anno abbiamo un portiere fortissimo come Nobile. Allora deve avere il centrale, il regista e quello che fa i gol. Allora, se noi dalla parte del centro prendiamo sempre gol strani, anche prevedibili, come lo stesso domenica scorsa, a un certo punto c'è da farsi un po' delle domande, visto che Zironelli ha a disposizione gli allenamenti per poter fare delle prove. Allora, dal momento che tu hai in organico Biondi, che è stato riconfermato dalla società, e hai Cristini, che è stato sempre stato un centrale, io ho chiesto a Amici di Teramo, è un ottimo centrale, che noi per te ci manca, diciamo, il contrasto finale, quello che dà fiducia anche al portiere stesso. Allora, perché non provare questi due soggetti? Ma non perché D'Ambrosio non sia bravo, però è più un esterno adattabile al centro. Allora,
potremmo anche risolverla in casa questa cosa, in attesa che o arrivi Gasparetto con Son, quindi problemi non esistono. Però mi sto sbagliando oppure come la vedi? No, in realtà, dunque, io sono abituato a interpretarla in questa maniera. Essendo il calcio un gioco di squadra, nel momento in cui la difesa prende queste imbarcate, che a dir la sincera verità erano un po' più frequenti all'inizio del torneo di adesso, no, ovviamente, io penso sempre che non ci sia stata un'adeguata opposizione a centrocampo, cioè che tutta la squadra si sia mossa male e che poi abbia messo in difficoltà una difesa dove magari come centrale c'è una persona che forse si trova più a suo agio come esterno. Io vorrei sottolineare questo. In effetti, da un punto di vista tattico, mi sembra proprio chiara la fiducia che Zironelli sta dando a D'Ambrosio in quel ruolo. Quindi sarebbe molto interessante capire che cosa probabilmente lo spinge a farlo, forse perché è l'uomo con più esperienza, forse perché pensa che sia più in grado di comandare la difesa. Di certo, per fortuna, abbiamo una società che ha dimostrato di voler fare acquisti per voler puntellare la squadra nelle zone in cui è necessario, e onestamente in Lega Pro, dal mio punto di vista, la difesa è ancora fondamentale. Benché noi si abbia un attacco stratosferico con personaggi come Lescano che fanno gol meravigliosi, con personaggi come Nocciolini che sanno sacrificarsi, sanno tornare indietro, l'abbiamo visto anche con il Carpi, si sarà preso delle critiche, ma chi guarda bene la partita non può non apprezzare per esempio la fatica che fa Nocciolini. Avevamo Mavuli che era davvero un genio, e sarebbe un peccato magari pregiudicare quel posto in graduatoria migliore solo per delle defaillance in difesa, ma se arriverà con Son, penso che da questo punto di vista, con Fazzi sull'esterno destro, penso che abbiamo risolto. Con Gemignani bisogna vedere il Livorno che intenzioni ha. Ma vorrei sottolineare che fino a un mese fa i colleghi di Padova erano convinti che Fazzi andasse via solo in prestito. Non solo noi ne abbiamo acquisito proprio le prestazioni, ma pare che abbiamo anche battuto il Cosenza. No. Con Schelotto, che poi non è arrivato, per un momento siamo stati a gareggiare col Crystal Palace, quindi voglio dire, almeno da quello che si legge, si leggeva anche sui giornali inglesi, per cui voglio dire, questa società sta riportando la San Benedettese a un livello di competitività anche al di là di quello sul campo. L'ultima domanda, Roberto, te la faccio. Secondo te, la tua esperienza, per quello che viviamo di calcio tutti i giorni, la Samba attuale, con qualche puntello, oltre a Fazzi che è già arrivato e qualche altro arriverà perché il tutto scadrà a fine mese, può conservare questo posto, poter ambire anche a poter scavalcare il Cesena, che ce l'abbiamo davanti di 2 punti, cioè occupare le prime 4-5 posizioni? A tuo avviso la Samba potrebbe starci? Allora, adesso farò la classica previsione che poi verrà rimessa in onda per dire e non ci capiva niente quello lì e così via dicendo. Secondo me, dopo Modena, dopo il Perugia e dopo il Padova, ripeto per cinismo, noi potremmo tranquillamente ambire al 4º posto con qualche puntello. Per il resto, poi, quando uno va a giocare con questi squadroni, sono proprio i particolari che fanno la differenza. Un errore con il Carpi è stato ampiamente perdonato, un errore con il Padova no. Esatto. E difatti la realtà è questa. Roberto, ti ringrazio, sempre gentilissimo ai nostri studi. Buon lavoro, forza Samba e alla prossima. Sempre forza Samba, alla prossima.